Con coach Sandro Dell'Agnello, finalmente sfatato tra virgolette il tabù Paramaggio, dopo due sconfitte arriva alla prima vittoria, 33 minuti combattuti, poi l'Uragano si va. No, direi l'Uragano, sinceramente Juve Caserta, ma non Uragano, abbiamo mostrato una compattezza di squadra invidiabile, abbiamo avuto un passaggio a vuoto nel terzo quarto, complici anche scelte sbagliate in attacco, non tanto difensivamente, in attacco, dove siamo stati troppo frenetici a causa del fatto che abbiamo messo due giocatori importanti nuovi come Siva e Jones, di cui Siva aveva il pallone in mano. Siva bravo, molto bravo, ci ha aiutato a vincere, in altri momenti ha sbagliato i ritmi, ma non poteva essere altrimenti e ci ha messo in difficoltà. Non dimentichiamoci che è un ragazzo di 23 anni alla prima partita da professionista. Un piccolo appunto, sempre su un singolo, vorrei analizzare un attimo la prova di Micah Downs, che finalmente dopo un inizio un po' zoppicante, oggi si è visto un altro Downs, sia in difesa perché ha bloccato per tanti minuti gli Asaitis, che in attacco deve essere stato molto più incisivo. Sì, secondo me siamo una squadra dove gli otto giocatori principali hanno un po' di frecce al loro arco, è impossibile che tutte le domeniche tutti e otto realizzino tanti punti. Ad esempio, venendo dietro al tuo discorso, ti porto allora davanti agli occhi Amoroso e Giuri, che hanno segnato poco ma hanno avuto a testa 5 recuperi e 2 assist, è un'enormità. Intanto c'è anche da sottolineare il dato, più di 20 palle recuperate in 40 minuti. Come abbiamo già detto in un'intervista, questa è una squadra di Cagnacci. Eh sì, stiamo mostrando un'identità ben precisa, tutte le squadre al mondo dicono forza, non molliamo, difendiamo, eccetera, poi bisogna farlo, mi sembra che noi domenicalmente lo facciamo. Ultima domanda, 3 vittorie in 6 partite, ok, forse un po' presto, ma a questo punto si guarda avanti o si guarda indietro? Diciamo che in tutto quello che ci è successo in questo primo periodo ci avrei messo la firma prima di iniziare il campionato. Detto questo, dobbiamo rimanere umili, però oggi poteva essere un piccolo spartiacque per capire se dovevamo guardare in basso o potevamo guardare qualcosa di più. Con grande umiltà dico sì, guardiamo in basso, ma magari guardiamo un pochino anche al lato. A guardare su, aspettiamo.